Chi ha spinto? Accendiamo la luce per vedere. Ok. Sì. Ok, questo qua si accompagna. Va bene, siamo qua. Allora, oggi dovremo finire questo percorso nel poema cavalleresco nelle corti rinascimentali. Lo finiamo con il tasso, ma prima di passare al tasso dobbiamo finire la lettura, il colloquio, diciamo così, con l'Ariosto. L'altra volta avevamo letto quasi per intero il primo canto, perché nel primo canto dell'Orlando Furioso noi troviamo già tutte quelle che sono un po' le chiavi di lettura che ci permettono poi di capire qual è un po' l'atteggiamento dell'Ariosto nei confronti di questa materia cavalleresca, l'intreccio estremamente complesso, e quindi abbiamo avuto un po' un'idea di com'è l'impianto di tutto il poema. Oggi, prima di passare al tasso, vediamo quello che è un po' l'episodio che dà il titolo al poema, cioè la famosa pazzia di Orlando. Ed è un episodio che ripropone il tema fondamentale dell'Orlando Furioso, che è il tema dell'inchiesta, cioè della ricerca dell'oggetto del desiderio. Una ricerca che abbiamo visto già nel primo canto è una ricerca sempre fallimentare, perché l'oggetto che il protagonista o il personaggio cerca è sempre un oggetto sfuggente. E se vi ricordate, l'altra volta vi avevo detto che i personaggi dell'Orlando Furioso cercano sempre qualcosa che non trovano e trovano sempre qualcosa che non cercano, no? E la pazzia di Orlando si colloca nel 23° canto, che è proprio al centro del poema, che è dei 46 canti. Ed è un episodio in cui noi ritroveremo tutta una serie di cose, di concetti, di tecniche che abbiamo visto già nel primo canto. La ricerca di Orlando è una ricerca fallimentare. Orlando sta inseguendo, adesso lo vediamo meglio, un saraceno, e finalmente si trova in una radura dove spera di trovare finalmente un po' di quiete, di riposo, e in realtà invece trova la conferma che l'oggetto del suo desiderio è definitivamente perduto, cioè l'oggetto del suo desiderio è Angelica. E quindi desiderio e inchiesta in Orlando si caricano però di una serie di valori particolari che fanno del personaggio di Orlando un personaggio particolare sul quale Ariosto pone tutta una serie di riflessioni. E allora noi cominciamo. Orlando si stava battendo contro il saraceno Mandricardo, uno dei tanti duelli dell'Orlando Furioso, quando il cavallo di questi si era imbizzarrito ed era fuggito nel bosco, cioè Orlando sta inseguendo, diciamo, il suo cavallo. Orlando si getta all'inseguimento, ma quando arriva in una radura scopre che in quel luogo avvenivano gli incontri amorosi di Angelica e Medoro, e qui capisce in maniera definitiva che la sua ricerca è vana, è fallimentare. In erige faceva grato l'orezzo al duro armento ed al pastore ignudo, sì che ne Orlando sentì alcun ribrezzo, che la corazza avea l'elmo e lo scudo. Quindi egli entrò per riposarvi in mezzo, e ebbe travaglioso albergo e crudo, e più che dir si possa, empio soggiorno, quell'infelice e sfortunato giorno. Allora ci ritroviamo di fronte a un tema che abbiamo affrontato già l'altra volta, il rovesciamento delle aspettative, che sono provocate dalla fortuna, dal caso che è imprevedibile e che l'uomo non è capace di dominare. Orlando entra in questo
luogo Avino, in questa radura, dove c'è un bel venticello, un gratto orezzo, che rendeva più piacevole all'armento, cioè al gregge e al pastore, il caldo, cioè dava una frescura. Ed è accolto con piacere anche da Orlando, che con l'elmo, la corazza, prova piacere da questa frescura e qui crede di trovare finalmente un po' di riposo dopo tutto il lungo inseguimento che aveva fatto. E invece, rovesciamento delle aspettative, verbe travaglioso albergo e crudo, cioè vi trovò un albergo, un soggiorno crudele e particolarmente turbato. E più che dir si possa, empio soggiorno, quell'infelice e sfortunato giorno, cioè quel giorno sarà il giorno forse più sfortunato per Orlando. E qui adesso Orlando lo incontreremo come un perfetto cavaliere cortese, cioè quel perfetto cavaliere che risponde ai canoni, alle caratteristiche del cavaliere del boiardo, cioè che rispetta la donna, la idealizza, la trasforma in un oggetto sublime ed è completamente fedele, la sua fedeltà è indefettibile verso questa donna che viene idealizzata, infatti la chiama diva, è la sua divinità. Volgendosi intorno, vide scritti molti arbuscelli sull'ombrosa riva, tosto che fermi verbe gli occhi fitti. Fu certo esser di man della sua diva. Questo era un di quei luoghi già descritti, ove sovente come d'or veniva da casa del pastore indi vicina la bella donna del Catai regina. E qui vedete che ci troviamo di fronte all'Ariosto narratore onnisciente, cioè lui dice che questo luogo che vede per la prima volta Orlando è il luogo invece in cui abitualmente venivano Angelica e Medoro, allontanandosi dalla casa del pastore dove erano accolti, e trascorrevano i loro piacevoli incontri, diciamo, d'amore. E scrivevano sui ramoscelli tutte le loro cose più piacevoli, chi amo, i coricini, tutte quelle cose che si vedono ancora purtroppo sui muri tante volte, no? E Orlando riconosce che questi sono la scritta, la mano è quella di Angelica, della sua diva. E dopo Ariosto ci dice che invece veniva con Medoro, ma Orlando non lo sa. No? Angelica e Medoro con 100 nodi legati insieme e in 100 locchi vede. Quante lettere son, tanti son chiodi, coi quali amore il cor li punge fiede. Va col pensier cercando in mille modi, non creder quel che a suo dispetto crede. Che altra Angelica sia, credersi sforza, che abbia scritto il suo nome in quella scorza. Allora che cosa fa Orlando? Siccome vede scritto il nome di Angelica e Medoro, sente che queste scritte sono, queste lettere sono tanti chiodi per lui. Qui è il solito concetto dell'abbassamento, no? Il dolore di Orlando, ironicamente, viene paragonato, diciamo, ai chiodi che si conficcano e feriscono il suo cuore. E che cosa fa Orlando? Comincia a autoingannarsi, cioè dice che quella non può essere una scritta di Angelica e quindi si sforza, cerca di autoconvincersi che quello che è stato scritto non è stato scritto da Angelica. E Orlando in questo, vedete, è il perfetto cavaliere cortese che mostra tutta la sua fedeltà, cioè non è possibile che Angelica, la sua donna, si sia messa come d'oro, perché la donna del cavaliere cortese è del cavaliere cortese, la sua dea è idealizzata, quindi non può compiere un tradimento. Poi dice, conosco io pur queste note, di tali io ne ho tante vedute e lette, finger questo Medoro ella si puote, forse che a me questo cognome mette. Allora qual è l'altro autoinganno? Lui dice, conosco bene queste lettere di Angelica, ma forse qui Angelica ha voluto nascondere il mio nome col nome di Medoro, no? Quindi vedete che tenta di autoingannarsi, di trovare un'altra realtà fittizia, cioè frutto della sua fantasia. Con tale opinione dal ver remote, ecco l'intervento del narratore, che ironicamente dice con tutti questi pensieri, queste opinioni ben lontane dalla verità,
usando fraude a sé medesimo, quindi usando inganno a se stesso, stette nella speranza il malcontento Orlando, che si seppe a se stesso il procacciando, che cercava di trovare una soluzione per se stesso con questo autoinganno. Ma sempre più raccende e più rinnova, quanto spenge più cerca il rio sospetto, quindi cerca di nascondere i suoi dubbi, quindi cerca di crearsi una sua realtà. E qui troviamo un paragone con l'elemento quotidiano, che è un paragone che ci porta al solito concetto dell'abbassamento, cioè Orlando viene portato a livello proprio della condizione umana comune. Come l'incauta Augei che si ritrova in ragno un disco aver dato il petto, quanto più batte l'ale, più si prova di disbrigar, più vi si lega stretto. È come l'uccellino che viene impigliato in una rete o nel vischio, più cerca di liberarsi, più resta, diciamo, invischiato. E così sarà per Orlando, che più cerca di autoingannarsi, più invece cade nella rete dell'errore, si smarrisce. Beh, uno smarrimento che poi lo porterà alla pazzia. Orlando viene ove si incurva il monte, a guisa d'arco e sulla chiara fonte. E Orlando, in questa radura, cammina, cerca di spiegare a se stesso che questo non è vero e giunge ad una grotta, cioè dove il monte si incurva a guisa d'arco, quindi entra in una grotta. Aveano in su l'entrata il luogo adorno, coi piedi storti, edere e viti erranti. Qui vi soleano al più cocente giorno stare abbracciati due felici amanti. V'aveano i nomi lor dentro e dintorno, più che in altro dei luoghi circostanti, scritti, qual con carbone, qual con gesso e qual con punte di coltelli impresso, cioè avevano inciso i loro nomi o scritti col gesso o col carbone. Quindi continua questa visione per Orlando, che è una visione di tormento di questi due. Il maestro Conte a piè qui vi discese e vide in sull'entrata della grotta parole assai che di sua man distese medoro avea, che parean scritte all'otta, cioè scritte lì al momento, proprio fresche. Del gran piacere che nella grotta prese, questa sentenza in versi avea ridotta, che fosse culta in suo linguaggio, io penso, ed era nella nostra tale il senso. E qui ancora l'abilità dell'Ariosto, che si inventa uno stratagemma, cioè ci dice che in questa grotta Medoro aveva scritto un componimento, una sentenza, un qualche cosa. Che fosse culta in suo linguaggio, io penso, e qui abbiamo l'effetto straniante che allontana l'Ariosto un po' dalla materia, proprio per non farsi coinvolgere. Qui Ariosto dice che fosse scritta nel suo linguaggio, culta, cioè scritta bene nel suo linguaggio, io penso, forse sono stato informato, ma non lo so bene. Ed era nella nostra tale senso, però vi dico cosa c'era scritto. E qui l'Ariosto dialoga con i lettori, cioè spiega al lettore cosa era scritta in questa sentenza, in questo componimento di Medoro. Liete piante, verdi erbe, limpide acque, spelunca opaca e di fredde ombre grata, dove la bella angelica che nacque di Galafron, da molti in vano amata, spesso nelle mie braccia nuda giacque. Della comodità che qui m'è data, io povero m'edò ricompensarvi, d'altro non posso che d'ognor lodarvi. Allora Medoro ringrazia questa grotta per essere stata, diciamo, la culla dell'amore con Angelica. Angelica amata in vano da molti, e questa in vano è proprio riferito ad Orlando, che cerca continuamente questo suo oggetto del desiderio e non lo trova mai, anzi lo perde, no? E quindi che cosa fa Medoro? Chiede che in questa grotta venga questo nido d'amore venga rispettato, no? E di pregare ogni signore amante e cavalieri e damigelle, e ognuna persona o paesana o viandante, che qui sua volontà meni o fortuna, che all'erbe, all'ombra, all'antro, al rio, alle piante dica, benigno abbiate sole e luna, e delle ninfe il coro, che provveggia che non conduca voi pastor mai greccia, cioè voi pastori, rispettate questo luogo e non portate dentro il vostro gregge a sporcare, eccetera, perché
per Medoro era una sorta di luogo sacro. Ora voi pensate a Orlando che legge questo componimento, che era scritto in arabo, e qui c'è altra ironia dell'Ariosto. Era scritto in arabico, che il conte intendeva così ben come latino, perché Orlando sapeva l'arabo perché aveva parlato con i saraceni, eccetera. Quindi è un doppio scorno, diciamo, per Orlando, che riesce anche a leggere quello che Medoro ha scritto, pur scritto in arabico. Fra molte lingue e molte che aveva pronte, prontissima aveva quella il paladino, cioè la conosceva molto bene, e gli schivò più volte danni ed onte che si trovò tra il popolo saracino, cioè il fatto di conoscere l'arabo gli aveva permesso anche di liberarsi da tutta una serie di pericoli quando era nel campo saraceno o doveva parlare con i saraceni. Però questa volta conoscere l'arabo gli costa un grave danno, no? Ma non si vanti se già ne ebbe frutto, cioè non si vanti se ebbe vantaggio a conoscere l'arabo, che è un danno orna che più scontargli il tutto, cioè avrà un danno tale che gli farà scontare tutti quei vantaggi che aveva avuto parlando l'arabo. 3 volte 4 e 6 lesse lo scritto, vedete che lo legge continuamente per auto-ingannarsi, per crearsi una sua verità. Quello infelice, e pur cercando invano, parola chiave, che non vi fosse quel che v'era scritto, e sempre lo vedeva più chiaro e piano, e più lo leggeva, più capiva che era vero, ma non ci vuole credere, no? Ed ogni volta in mezzo il petto afflitto, stringersi il corpo sentia con fredda mano, e ogni volta sentiva una stretta al cuore gelida. Rimase al fin con gli occhi e con la mente fissi nel sasso, al sasso indifferente, cioè non diverso dal sasso Orlando, cioè resta impietrito dalla verità. E praticamente qui Orlando, vi dicevo, è il perfetto cavaliere che segue le regole dell'amore cortese. Lui è fedele, usa la sua donna come una dea a cui deve servire il suo amore. E in questo Orlando è un personaggio che Ariosto non ama in modo particolare, perché gli manca una qualità, che è la duttilità. Cioè Orlando ha un desiderio che è totalizzante, di fuori del quale non va. Mentre abbiamo visto nel primo canto che molti personaggi sono molto più, tra virgolette, semplici, sanno adattarsi alla fortuna. Vi ricordate Ferraù che salta in groppa con Rinaldo alla caccia di Angelica? A un certo punto la strada si divide, lui torna indietro e si rimette a cercare l'elmo, no? Cioè trova un piano B, diremo noi in termini moderni. Orlando non ha questa capacità, per cui la sua tenacia, la sua ostinazione a idealizzare la sua donna, a rispettare i valori dell'amore cortese, sono già un preludio a quella che sarà la sua pazzia. È un'ostinazione che non ha uno sbocco, perché lui non sa trovare un'altra soluzione. Fu allora, per uscire del sentimento, si tutto in preda del dolor si lassa, si abbandona completamente al dolore. Credete a chi ne ha fatto esperimento, che questo è il duolo che tutti gli altri passa. E qui torniamo al proemio. Vi ricordate quando Ariosto aveva paragonato la pazzia di Orlando a quello che era capitato anche lui con la sua donna? Infatti aveva chiesto alla sua donna di lasciargli un po' di ingegno per poter scrivere le vicende di Orlando. E qui ancora una volta l'abbassamento. Ariosto utilizza Orlando per riflettere sulle fragilità umane, che sono anche le sue. Credete a chi ne ha fatto esperimento? Io ne ho fatto esperimento di questa gelosia, di questa idealizzazione della mia donna, eccetera. Che questo è il dolore che tutti gli altri passa, cioè il dolore, la malattia d'amore è il dolore che tutti gli altri supera. E quindi vedete che Orlando viene portato a livello dell'uomo comune, perché questo è quello che interessa all'Ariosto. Questi valori, Ariosto si rende conto che non sono più proponibili, gli servono per riflettere su quella che è la condizione umana. E condizione umana che è in balia della fortuna, che muove i personaggi, gli uomini, come vuole.
Caduto gli era sopra il petto il mento, la fronte priva di baldanza e bassa. Ne poté aver, che il duolo lo occupò tanto, alle querele voce o umore al pianto. Cioè non riesce neanche a piangere. L'impetuosa doglia entro rimase, che volea tutta uscir con troppa fretta. E ancora una volta un momento di disperazione di Orlando viene abbassato attraverso il paragone quotidiano. No? Così vegian restar l'acqua nel vase, che largo il ventre e la bocca abbia stretta, che nel voltar che si fa in sulla base, l'umor che vorria uscir tanto s'affretta e nell'angusta via tanto si intrica, che a goccia fuor esce a fatica. Se noi rovesciamo una bottiglia di colpo, l'acqua si restringe nell'imbuto e viene fuori pian pianino, perché dobbiamo versarla lentamente. E questo è un paragone che, di un gesto che facciamo nella vita quotidiana e ancora una volta serve ad abbassare la materia cavallerista. Poi ritorna in sé alquanto e pensa come possa essere che non sia la cosa vera. No? Ancora una volta tenta di ingannare. Che voglia alcun così infamare il nome della sua donna e crede, e brama, e spera. Cioè dice, questo è stato scritto forse da chi vuole infamare la mia donna, cioè una cosa inventata da qualcuno che vuole male ad Angelica. O gravar lui di sopportabil somme, tanto di gelosia che se ne pera. Oppure vuole appesantire Orlando di un peso insopportabile, di tanta gelosia che così ne perisca. Cioè, forse è stato scritto da un suo avversario. No? Quindi vedete, tutte fantasie. No? Ed abbia quel, sia chi si voglia stato, molto l'amandi lei ben imitato. E addirittura si autogiustifica, dice questo è stato scritto da uno che ha ben imitato la mano di Angelica. Si fa tutta una sua costruzione. In così poca, in così debole speme, ma si rende conto che non c'è sostanza, sveglia gli spiriti e gli rinfranca un poco e si tira un po' su di morale. Indi al suo brigliadoro, il suo cavallo, il dosso preme, dando già il sole alla sorella Rocco. Sta diventando notte e allora cerca un luogo dove andare a dormire. No? Non molto va che dalle vie supreme dei tetti uscir vede il vapor del fuoco. Sente cani abbaiar, mugiare armento, viene alla villa e piglia alloggiamento. Arriva in una casa, sente, vede il fuoco dal camino, sente le mucche mugire e quindi trova un luogo dove riposarsi. Languido smonta, cioè già tutto triste, abbattuto, e lascia Brigliadoro un discreto garzon che n'abbia cura. Altri disarma, altri gli spoloni d'oro li leva, altri a fornir va all'armatura. Vedete com'è attento sempre a riosto nei particolari, cioè non trascura niente. Allora, il garzone prende il brigliadoro, lo gli toglie la sella, lo pulisce e fa. Era questa la casa ove Medoro giacque ferito. E ebbe alta avventura. Cerca corcarsi Orlando e non cenar domanda. Di dolor sazio e non d'altra vivanda. Quindi Orlando entra in questa casa, diciamo, una specie di locanda, e chiede solo di poter dormire, perché tanto è pieno di dolore che non ha nessuna voglia di mangiare. Quanto più cerca di trovare quiete, tanto ritrova più travaglio e pena. Più cerca di trovare un po' di serenità e più il dolore lo attanaglia. No? Che dell'odiato scritto ogni parete, ogni uscio, ogni finestra vede piena, cioè anche la casa è piena di queste scritte di Angelica e Medoro, no? Chiederne vuoi, poi tiene le labbra chete, che teme non si fa troppo serena, troppo chiara la cosa, che di nebbia cerca offuscar, perché me nuocer debbia, cioè non chiede più che cos'è sta roba qua, almeno dice rimango nell'oscurità della mia fantasia perché non voglio avere, diciamo, altre cose. Poco gli giova usare fraude a se stesso, ancora una volta non gli serve niente autoingannarsi, che senza domandarne è chi ne parla il pastor che lo vede così oppresso da sua tristizia, cioè il pastore lo vede così triste, languido, affranto, e allora lo vuole tirare su. E che moria levarla l'istoria nota a sé, che dicea spesso di quei due amanti a chi voleva ascoltarla,
che a molti delitevole fu udire, li incominciò senza rispetto a dire, e gli racconta tutta la storia di Angelica e Medoro. Medoro era un giovane saraceno che, ferito, Angelica aveva curato. Con esso, ai piedi di Angelica Bella, portato aveva Medoro alla sua villa, che era ferito gravemente, e che ella curò la piaga e in pochi dì guarilla, ma che nel cor d'una maggior di quella lei ferì amor, e di poca scintilla l'accese tanto si cocente fuoco che ne ardea tutta e non trovava loco. Quindi vedete, questo pastore gli sta raccontando come Angelica si era innamorata pazzamente di questo giovane, ad Orlando che per tanto tempo l'aveva cercata invano. E senza aver rispetto che la fosse figlia del maggior re che abbia il Levante, da troppo amor costretta si condusse a farsi moglie d'un povero fante. E che cosa succede? Che Angelica e Medoro si sposano. Si sposano davanti al pastore. No? Lei, ricca donna, figlia di un grande re, e invece lui, povero soldatino saraceno. No? All'ultimo l'istoria si ridusse al termine della storia, cioè all'ultimo momento della storia, quando era quasi finita, che il pastore fe portare la germa in ante, che alla sua dipartenza, per mercede del buon albergo, Angelica gli chiede. E per confermare tutta questa storia vera, che cosa fa il pastore? Gli porta l'anello di Angelica, che Angelica gli aveva donato per ringraziarlo dell'ospitalità, di tutto quello che aveva avuto. E questa è la conferma della cosiddetta realtà effettuale, no? Quella realtà fittizia era una creazione della fantasia, degli autoinganni di Orlando. Questa invece è la vera realtà, no? Che provoca in Orlando un completo smarrimento. Cioè Orlando non sa reagire, perché? Perché non è duttile, cioè non sa trovare un'alternativa. Questa conclusione fu la secure che il capo a un colpo gli levò dal collo. Poi che di innumerabili battiture si vide il manigoldo a morsa tollo. Quindi questa è stata la scure che ha definitivamente distrutto Orlando, no? E sazia completamente amore, no? Amore sprende quasi beffa di Orlando. Celarsi studia Orlando il duolo, eppure quelli gli fa forza, e male asconde il pollo, per lacrime, sospir la bocca ed occhi conviene, voglia o non voglia, finché scoppi. E praticamente Orlando va in piena disperazione, no? E non sa darsi pace, piange, parla con se stesso e si stupisce di avere così tante lacrime da versare per la sua dea, per la sua vita, no? Disperato percorre a piedi le distanze immense e comincia a perdere il senno, no? Sovrappensiero concentrato solo sul suo dolore, e così a poco la sua mente si appanna, inizia a diventare pazzo. No? Non son io quel che paio in viso, quel che era Orlando è morto ed è sotterra. No? Ecco, inizia la pazzia come disgregazione del Dio, no? Cioè Orlando non si riconosce più, no? È una sorta di divisione del Dio di Orlando. La sua donna ingratissima l'ha ucciso. Sì, mancando di fe, gli ha fatto guerra, cioè l'ha tradito. No? Gli ha fatto guerra. Io sono lo spirito suo da lui diviso, che in questo inferno tormentando si erra, a ciò che l'ombra sia, che sola avanza, esempio a chi in amor pone speranza. Ecco, anche qua ci troviamo di fronte a una parola chiave. Io sono lo spirito suo da lui diviso, per ormai Orlando non è più se stesso, no? Che in questo inferno, tormentandosi, erra. Allora, l'errare è una parola chiave di tutto l'Orlando furioso, perché errare è, abbiamo visto, il vagare dei personaggi nello spazio, no? Il muoversi, no? Continuamente alla ricerca di qualcosa, ma è anche sinonimo di sbagliare. Quindi è l'uomo che nella sua ricerca vana compie errori, cioè si lascia prendere dalle cose vane, dalle cose senza senso. Per il bosco errò tutta la notte il conte, errò, vedete qui è proprio il verbo che accompagna
la pazzia di Orlando. E allo spuntarla di una fiamma lo tornò il suo destino sopra la fonte, dove Medoro espulse l'epigramma. Cioè gira, torna al punto di partenza dove ritrova le scritte di Medoro. No? Veder l'ingiuria sua scritta nel monte l'accese sì, che in lui non restò dramma, che non fosse odio, rabbia, ira e furore, né più indigiò che trasse il brando fuori. Allora prende la spada, simbolo del cavaliere, quindi la spada che deve servire a difendere i deboli, a combattere per la cristianità. No? Adesso lui la prende per distruggere il Sansone. No? Quindi Orlando sta già impazzendo. Tagliò lo scritto, il sasso, e sin al cielo a volo alzarsi le minute schegge, no? Con la violenza frantuma tutto. Infelice quell'antro ad ogni stelo in cui Medoro e Angelica si legge. Così restar quel dì, combra nel gelo, a pastor mai non daran più, né a gregge, quindi distrugge quella grotta che Medoro aveva chiesto di mantenere come luogo sacro. E quella fonte, già sì chiara e pura, da cotanta ira fu poco sicura. No? Quindi la distrugge completamente. E pensate a un cavaliere tra l'altro anche cristiano, che dovrebbe compiere le alte imprese per difendere la cristianità. E qui invece che cosa fa? La sua prudenza, il suo coraggio, il suo onore viene ridotto a distruggere un oggetto, no? Senza alcun senso. E allora questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che Ariosto si allontana completamente da questo mondo cavalleresco. Cioè la pazzia di Orlando, che adesso vedremo, si porta dietro il valore dell'amore cortese, a cui Ariosto non crede più. Quell'amore cortese che viene seguito da quei valori che il boiardo aveva visto come praticabili nella corte, che erano la prudenza, la lealtà, il coraggio, che invece portano a che cosa? Portano all'autodistruzione, se vissuti fino in fondo, cioè fino all'esasperazione. E quindi non sono più quei valori praticabili, ma sono valori invece negativi, se vissuti in maniera totalizzante, come fa Orlando. Aspettate. Che ragni e ceppi e tronchi e assai e sassi e zolle non cessò di città nelle belle onde della finché da sommo ad Imo si turbolle, che non furono mai più chiare né monte. E stanco al fin di sudor molle, poi che la lena vinta non risponde, allo sdegno, al grave odio, all'ardente ira, cade sul prato e verso il gesso spira. Cioè, talmente stanco di aver distrutto tutto, che si butta a terra. Vedete, anche questi sono tutti gesti inconsulti, no? Afflitto e stanco, al fin cade nell'erba, e ficca gli occhi al cielo e non fa motto. Senza cibo e dormir così si serba, e il sole esce tre volte e torna sotto, cioè sta digiuno per tre giorni. Di crescere non c'è solo la pena acerba, che fuor del senno al fin l'ebbe condotto, cioè è completamente impazzito. Il quarto dì, da gran furor commosso, colpito da un grande furore, e maglie e piastre si stracciò di dosso. Allora cosa fa Orlando? Si strappa la corazza, quello che è il simbolo del cavaliere. Qui riman l'elmo, e là riman lo scudo, lontan gli arnesi e più lontan l'usbergo, cioè la corazza. L'arme sue tutte, insomma, di concluto, aveano per il bosco differente albergo, le ha sparpagliate dappertutto. No? E poi si squarciò i panni e mostrò il nudo, l'ispito ventre e tutto il petto, il tergo, il petto e le spalle. E cominciò la gran follia sorrenda che della più non sarà mai chi intenda. E qui Orlando cosa fa? Si strappa i vestiti, la corazza, tutto, e diventa una bestia. Tanto che ci dice che mostra il petto il nudo, l'ispido ventre, sembra più un animale. Perché? Perché quell'amor cortese a cui lui aveva creduto ed era rimasto fedele fino in fondo, ostinatamente, l'ha portato all'autodistruzione, cioè l'ha portato alla disgregazione, alla completa allontanamento da se stesso. E allora che cosa ci vuole dire qui l'Ariosto? Qui l'Ariosto polemizza un po' con la vita di corte rinascimentale, una vita di corte che
era costruita sulla poesia petrarchesca, sui languidi sguardi, su quel mondo fatto di ardore, di fuoco, sulle feste, ma anche sugli intrighi, sulle invidie, sulle lotte di corte. Non è questa la vita che ama D'Ariosto. E l'Orlando impazzito è il rappresentante di questi valori che non sono quelli giusti, perché portano alla distruzione completa, all'annientamento, alla disgregazione dell'io. In tanta rabbia, in tanto furor venne, che rimase offuscato in ogni senso, cioè tutto completamente annientato. Di tor la spada in mano gli sovvenne, vedete, abbandonato la spada, simbolo della cavaliere. Che fatte avria mirabili cose, penso, ma né quella, né scure, né di penne era bisogno al suo vigore immenso, quindi febende le sue prove eccesse, che un altro fino al primo crollo svesse. Ecco, vedete anche qua l'ironia. Queste sue prove eccesse non sono di uccidere i saraceni, di difendere la cristianità, non ha più bisogno neanche delle armi e della corazza, perché è talmente furioso che tira via gli alberi, li sveglie, distrugge tutto. E va anche contro chi dovrebbe difendere, cioè i deboli, spaventa gli animali, li uccide, spaventa i contadini che si vedono questa furia avanzare, no? E svelse dopo il primo altri parecchi come fossero finocchi, eburi o anni, e fe i simili di querce ed orni vecchi, di fagi ed orni ed indice ed abeti, quello che un uccellatore che s'apparecchi il campo mondo fa per porre le reti, dei giunchi, delle stoppie, delle urtiche, facea le cervi ed altre piante antiche, cioè distrugge tutto, no? Il pastor, che sentio hanno il fracasso, lasciando il gregge sparso alla foresta, chi di qua, chi di là, tutti a gran passo, vi vengono a vedere che cosa è questa, no? Ma son giunto a quel segno, il quale se io passo, vi potria la mia storia essere molesta, e io la vo piuttosto differire, per andare avanti, la differimento nel tempo. Che vabbia per lunghezza fastidite, cioè Ariosto dice: non mi allungo troppo perché non vorrei infastidirmi. E allora, ancora una volta, Ariosto che cosa ci propone? Ci propone una lettura del mondo rinascimentale un po' diversa. A questo amore totalizzante, Ariosto contrappone la semplice vita domestica, fatta di semplici cose, di studi, nel chiuso di una semplice casa, quella casa che lui aspirava e finalmente ottiene nella contrada Mirasole a Ferrara per vivere con la sua amata donna, la Belucci, no? E non a caso il Furioso si conclude con un amore coniugale, è l'amore di Ruggero e Bradamante che darà vita alla casa Estense. Ruggero compie una sorta di percorso di formazione, si innamora di Bradamante, la sposa, e l'amore coniugale che cos'è? È l'amore che pone l'equilibrio. L'amore cortese porta alla irrazionalità, alla perdita del dominio sulla ragione. L'amore coniugale invece porta all'equilibrio, alla vita semplice fatta di cose modeste, dove l'amore vero, l'amore coniugale, imbriglia il dominio dell'irrazionalità e la rende vivibile. E questo era il mondo che Ariosto desiderava. E quindi, con Ariosto ci fermiamo qui, se l'Orlando Furioso è, per come è scritto, per le donne, le armi, i cavalieri, per tutta questa miriade di personaggi, per l'uso dell'intreccio, dell'entrelacement splendido, è, viene definito proprio il poema dell'epoca rinascimentale. È però nello stesso tempo un poema che ci mostra già l'elemento di crisi di questo mondo rinascimentale. E l'ultimo, diciamo, poema che appartiene a questo filone è La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, che vedete già dal titolo ci porta a qualcosa di diverso. Non siamo più nel mondo cavalleresco, ma siamo nel mondo cristiano vero e proprio, cioè la Gerusalemme liberata, che ci fa venire in mente immediatamente la liberazione del Santo Sepolcro, cioè un fatto storico.
E Tasso vuole, nella composizione della sua Gerusalemme liberata, fare un poema proprio anti-ariostesco, cioè vuole allontanarsi dal modello cavalleresco. Perché? Perché Torquato Tasso è ossessionato dal dover rispettare le regole della poetica di Aristotele. Due cose brevissime. Tasso nasce nel 1544, adesso mi faccio tutta la vita, solo alcune età. Segue il padre a Venezia, nel 1559 abbiamo il primo abbozzo di quella che dovrebbe essere il suo poema, poi va a Bologna, Padova e Bologna per gli studi, e nel 1565 entra nella corte di Ferrara, dove vive 10 anni in maniera spensierata, è accolto bene, può dedicarsi agli studi e riprende in mano il poema per 10 anni, dal 65 al 75. Praticamente lo porta quasi al completamento. Che cosa succede? Che poi nel 79 viene rinchiuso nell'ospedale di Sant'Anna dal duca Alfonso II d'Este, sotto il quale era entrato nella protezione. Perché? Perché dà inescandescenze. Si dice che insomma, abbia avuto momenti di pazzia, anche se forse questa chiusura nell'ospedale di Sant'Anna era stata fatta da Alfonso II proprio per liberarsi un po' di questa presenza un po' preoccupante di questo Torquato Tasso. Mentre è rinchiuso fino al 1586, viene pubblicata un'edizione della Gerusalemme liberata, che però il Tasso disconosce e fa pubblicare in fretta e furia nel 1581 un'edizione con la sua firma, cioè con la sua autorizzazione. Nell'86 viene liberato da questo ospedale di Sant'Anna, riprende in mano la Gerusalemme liberata e ne fa una seconda edizione nel 1584, dove censura alcune parti. Però in realtà quella che noi leggiamo è quella, è l'edizione del 1581. Quindi noi leggiamo quell'edizione priva dei tagli che poi aveva portato il Tasso. Perché? Perché il Tasso era ossessionato di dover rispettare con il suo poema quelli che erano i canoni stabiliti dalla poetica di Aristotele, che era stata riscoperta nel 1538 ed era diventato un po' l'indirizzo, le regole che si dovevano seguire per scrivere un poema. Ed era stata adottata come indicazione proprio dalla Controriforma. Scusate se vado veloce. Cosa diceva questa poetica di Aristotele? Che riguardava la tragedia. No? E la discussione si orienta su 5 punti. Quelli che sono in verde sono quelli che ci interessano di più. L'arte imita la natura, ma non rappresenta direttamente il vero, ma il verosimile. E questi concetti poi torneranno con Manzoni quando scrive i Promessi. La poesia ha una natura razionale e quindi va collocata al fianco della logica, della retorica, della grammatica, cioè la poesia è una, chiamiamola, disciplina che ha delle regole, che segue delle caratteristiche ben precise, razionali. Da un lato è assimilabile alla filosofia, dall'altro è regolabile per mezzo di norme, di convenzioni, che possono essere apprese con lo studio, cioè dobbiamo seguire la retorica, dobbiamo seguire il modello. No? Caratteristica della poesia è il suo intento all'utile, ma anche al diletto. All'utile cosa vuol dire? Che l'opera d'arte, la poesia, deve avere uno scopo pedagogico, deve avere una funzione di insegnamento. No? Ma naturalmente non può solo essere utile, deve anche creare piacere, però il diletto non deve essere mai fine a se stesso, deve essere eventualmente un mezzo, uno strumento per favorire l'utile. Quindi ci troviamo di fronte a un concetto che cancella completamente la visione edonistica del poema cavalleresco rinascimentale, dove veniva data ampia libertà al poeta di agire come voleva, okay? Sia che si sottolinei lo scopo morale, sia che si privilegi l'aspetto edonistico, la retorica deve avere un ruolo importante, cioè le regole, eccetera. Dall'incontro tra poetica e retorica derivano una specializzazione, una tecnicizzazione,
della letteratura e una sua attenzione agli aspetti formali, cioè la poesia deve avere, come diremo oggi, un po' un suo statuto, cioè deve avere delle norme, deve seguire delle regole, deve usare un certo lessico, deve riferirsi a un qualcosa che deve insegnare, eccetera. E poi la famosa poetica di Aristotele prevedeva le famose regole, che erano l'unità di tempo, l'unità di luogo e la scelta di un eroe, di un protagonista. Ecco, queste sono le regole da cui parte il Tasso. E naturalmente, tenendo presente queste regole, lui vuole comporre un poema che sia un poema anti-ariostesco, cioè che non abbia come modello il poema cavalleresco, ma che abbia come modello la tragedia epica, o se volete il poema epico. Deve avere un'unità di tempo, quindi deve svolgersi in un tempo limitato, deve avere un'unità di luogo, cioè un luogo ben preciso, quindi vedete, siamo lontani dalla spazialità dell'Ariosto, eccetera, e deve avere un eroe. Nell'Ariosto abbiamo visto, non possiamo dire che c'è un vero protagonista, perché le miriadi sono i personaggi. E cosa fa per rispettare queste regole? Ariosto sceglie un argomento storico, la prima crociata, portata avanti da il capitano Goffredo di Buglione. Un argomento storico, quindi non più un mondo fantasioso, magico, incantato, come era quello dei poemi cavallereschi, ma un episodio storico ben preciso, che non sia troppo vicino da un punto di vista di tempo, cioè di tempo storico, perché questo gli poteva permettere di far entrare il diletto, cioè far entrare l'elemento di intrattenimento per il pubblico. E che cosa gli serviva questo argomento storico? Per dare al poema un valore sublime. Se vi ricordate, l'Ariosto abbassava la materia cavalleresca. Qui invece la narrazione di un evento storico deve portare alla sublimazione, cioè a insegnare valori alti, no? E l'importanza della tragedia del suo ruolo catartico, cioè leggendo la Gerusalemme liberata, il lettore deve quasi immedesimarsi, deve trovare una elevazione morale, deve essere invitato a scegliere un determinato indirizzo di vita. E tutto questo lo troviamo in maniera molto chiara nel proemio, che è proprio una chiave di lettura di tutto il poema della Gerusalemme liberata. Allora, qua io vi ho messo a confronto l'ottava, si vede, è in rosso, è la prima ottava dell'Orlando Furioso, le donne, i cavalieri, l'armi, gli amori, la cortesia della gentilezza, io canto. Se vi ricordate, l'altra volta ci siamo fermati un bel po' su questi primi due versi, no? E infatti ci fermiamo lo stesso sui primi due versi del proemio della Gerusalemme. Canto l'arme pietosa il capitano che il gran sepolcro liberò di Cristo. Allora, ci troviamo di fronte immediatamente a che cosa? Intanto non abbiamo una cosa che è subito presente e che è il motore di tutto l'Orlando Furioso, che è l'amore. Qui abbiamo le armi pietose, quindi abbiamo immediatamente il valore, come sono, collettivo, educativo della guerra, cioè le armi pietose sono le armi che devono portare il valore giusto, no? Sono le armi che devono fare che cosa? Devono liberare il santo sepolcro, quindi hanno un compito che rispecchia tutto il valore, diciamo, della collettività, non sono le imprese individuali dei singoli cavalieri come avevamo nell'Orlando Furioso. Qui è un principio collettivo, no? Le armi pietose, quel pietose diventa l'elemento chiave di tutta la vicenda storica che viene narrata. E poi abbiamo il capitano, qui avevamo i cavalieri, no? Qui abbiamo il capitano, cioè il protagonista, colui che porta all'unità, che riconduce tutti al giusto valore delle cose. Che il santo sepolcro liberò di Cristo, quindi argomento storico ben preciso. Ma poi notate che
nell'Orlando furioso avevamo prima la materia, le donne, il cavaliere, la moglie, messe in un'apparente confusione, poi chiusa tutta nel chiasmo. Con il poeta alla fine io canto, come dire che il protagonista è la materia, che io lascio libera di correre, diciamo. Poi io riprenderò tutte le file, io sono il poeta del miurgo che mette a posto tutto quanto. Nella Gerusalemme liberata l'unità viene imposta, non c'è la molteplicità protagonista come nell'Ariosto, ma è l'unità. Tanto impongo io le armi impietose del capitano, cioè sono io che domino la materia, no? E se poi voi notate, tanto l'armi pietose è un chiaro riferimento a un modello preciso, l'Eneide. L'Eneide che è un poema epico, quindi modello ben preciso, non più modello cavalleresco, ma modello epico, no? Arma virunque tano è proprio l'incipit dell'Eneide. Molto io pro col senno e con la mano, molto soffrì nel glorioso acquisto, e invano l'inferno vi si oppose, e invano s'armò d'Asia e di Libia il popolo misto. Il Gel gli diè favore, e sotto ai santi segni ridusse i suoi compagni erranti. Allora, innanzitutto abbiamo una visione diversa dall'Orlando Furioso, siamo in una visione verticale, perché abbiamo l'inferno e il cielo, no? Quindi siamo di fronte a un asse completamente diverso da un punto di vista spaziale. Se vi ricordate, nell'Orlando Furioso lo spazio era orizzontale, era uno spazio tutto profano, dove i vari personaggi andavano alla ricerca di un oggetto che non era mai mistico o religioso. Era l'elmo, la libertà, Angelica, il cavallo. Cioè. Qui invece il conflitto avviene tra cielo e terra, tra Satana e Dio. Quindi una visione verticale è una visione tutta religiosa, no? E a questa opposizione inferno-cielo, pagani-cristiani, c'è un'alleanza, l'alleanza del cielo con il capitano. Cioè il capitano Goffredo sarà assistito dalla volontà di Dio, che ridusse i suoi compagni erranti. Ancora una volta troviamo questo verbo, perché i compagni erranti sono i soldati di Goffredo di Puglione che deviano dal loro compito. E perché deviano dal loro compito? Perché si innamorano. E allora l'amore compare nella Gerusalemme liberata, ma compare come ostacolo, come peccato, come elemento che distoglie i cavalieri, i soldati, dal loro compito. E chi è che li riconduce a questo compito? Il capitano, cioè il capitano è colui che riporta all'unità. È la forza centripeta rispetto alla forza centrifuga dell'errore, che in questo caso è l'amore. Quindi quel motore dell'Orlando Furioso che dà vita a tutte le vicende è in realtà non il motore, ma è l'ostacolo che allontana dal compito principale, che è la liberazione del Santo Sepolcro. Quindi vedete che già nella prima ottava noi abbiamo tutta una chiave di lettura, una chiave di lettura tutta anti-ariostesca, cioè siamo di fronte a una concezione completamente diversa. Perché? Perché era questo che veniva richiesto dopo la famosa controriforma. O Musa, tu che di caduchi allori non circondi la fronte in elicona, ma su nel cielo, infra i beati cori, agli stelle immortali, aurea corona, tu spira il petto mio celeste ardori, tu rischiara il mio canto, e tu perdona se in te soffregia il ver, si adorno in parte d'altri diletti che dei tuoi le carte. Allora qui abbiamo, come nei poemi epici, l'invocazione alla musa. Una musa che però è una musa che viene riconciliata con la religione cristiana, perché in realtà è una musa che si trova nel cielo infra i beati cori, no? Quindi è in realtà Tasso chiede quasi un'ispirazione a Dio. E forse non è casuale, ma questa è una mia idea, tu spira il petto mio celeste ardori, che Tasso abbia presente il primo canto del Paradiso, entra nel petto mio e spira tu, quando Dante chiede ad Apollo, che è Dio,
figura di Dio, di entrare dentro di lui e di muovergli la mano, cioè di fargli scrivere, perché lui non è con le sue capacità umane in grado di descrivere la bellezza del paradiso. E tu perdona, sintesso fregia il ver, si adorno in parte da altri diletti che dei tuoi letati. E qui siamo di fronte a quello che viene chiamato il bifrontismo dai critici di Tasso. Cioè, Tasso che cosa dice? Perdonami, musa, se io devo intessere il vero con dei fregi, con degli avvenimenti. Perché? Perché Tasso sa benissimo che il pubblico ha i suoi gusti e non possiamo schiaffargli un poema tutto storico. Ha bisogno anche di dilettare. Consapevole però che il diletto deve essere subordinato all'utile. Quindi, cos'è l'ambiguità del Tasso? Ambiguità in senso letterario, non di coerenza. Lui è ossessionato dal vero, dal verosimile, però si rende conto che ha bisogno di un mezzo, che è il diletto. Però il diletto viene svalutato in quanto viene subordinato alla trasmissione del vero, no? E questo ce lo dice usando un'immagine che trova in un altro modello classico, che è Lucrezio, è la famosa paragone con il fanciullo malato a cui si asperge il bicchiere di miele perché prenda la medicina. Sai che là corre il mondo, ove più versi di sue dolcezze lusinghi il Parnaso, e che il vero, condito in molli versi, i più schivi allettando ha persuaso. Così, allegro fanciul, porgiamo aspersi di suavili cor gli orli del vaso, su chiamare ingannato intanto i beve, e dall'inganno sua vita riceve. Cioè, io devo, perché il lettore impari il valore della difesa della cristianità, del Santo Sepolcro, devo anche attirarlo. E quindi devo mescolare al vero anche il magico, il meraviglioso, gli amori, le avventure. Perché? Perché altrimenti il lettore si stuferebbe a leggere. E questo lo trovavamo già in Lucrezio, che nel suo De rerum natura vuole diffondere la filosofia epicurea. E allora dice, io non posso al lettore presentare la filosofia epicurea così com'è, devo abbellirla in modo che il lettore venga attirato e leggendo anche delle belle storie impara la filosofia epicurea. La stessa cosa avviene con Tasso, che in realtà è attirato da questo mondo di amori, di intrighi, di bellezze femminili, eccetera. E è in continuo, diciamo, contrasto, che è quel contrasto che lo tormenta interiormente, ma che è la bellezza della Gerusalemme imperata. E poi abbiamo due ottave encomiastiche dove si rivolge al Signore: tu magnanimo Alfonso, il quale la ritoglie il furor di fortuna e guidi in porto, ma è peregrino errante. Perché? Perché qua Tasso si definisce peregrino errante, cioè Tasso stesso è ambivalente, potremmo dire. Da una parte ricerca il luogo sicuro, il rifugio che è la corte, dall'altra parte vuole fuggirne, cioè vuole liberarsi da questa prigione. È in continuo conflitto anche da un punto di vista di vita, che poi lo porta alla chiusura nell'ospedale di Sant'Anna. No? E fra gli scogli e fra l'onde agitato e quasi assorto, queste mie carte in lieta fronte accogli, cioè gli offre il suo poema, che quasi in voto a testa carta io porto, forse un dì, fia che la presaga penna, oggi scrivere di te quel che orna cena, cioè che esalti, diciamo, la tua figura. È ben ragion se egli avverrà che in pace il buon popolo di Cristo ovunque si veda e con navi e cavalli al ferotrace cerchi ritorno la grande ingiusta prega, cioè la liberazione del sepolcro. Adesso lo invita che a te lo scettro in terra o se ti piace l'alto imperio dei mari a te conceda. Emulo di Goffredo, i nostri carmi intanto ascolta e t'apparecchia all'armi. Non dimenticatevi che c'era il pericolo dei turchi, quindi è quasi un invito ad Alfonso a prepararsi a una nuova crociata, una nuova difesa della cristianità. E allora, per
Sì, per vedere velocemente alcuni aspetti del, e vedrete anche la differenza con l'Orlando, leggiamo un episodio solo, sapete, che è il primo scontro tra cristiani e pagani sotto le mura di Gerusalemme. E Tancredi, cristiano, cavaliere cristiano, muove contro un guerriero senza sapere che in realtà è Clorinda, pagana, la donna di cui si è innamorato dopo averla incontrata ad una fonte. Allora, Clorinda intanto ad incontrare l'assalto va di Tancredi e pon la lancia in resta, ferirsi alle visiere e i tronchi in alto volaro e parte nuda ella ne resta, che rotti lacci all'elmo suo d'un salto mirabil colpo e le balzò di testa e le chiome dorate al vento sparse, giovane donna in mezzo al campo apparse. Allora qua ci troviamo di fronte a che cosa? Questa Clorinda che nasconde la sua femminilità, quindi dal suo punto di vista lei vuole essere una guerriera, no? Ma viene colpita e perde l'elmo, no? E che cosa notiamo subito? Volaro e parte nuda ella ne resta. Allora troviamo questa nudità che comincia a caricarsi di sensualità, no? Una sensualità che non abbiamo mai trovato nell'Ariosto, perché nell'Ariosto l'amore è vitalismo, no? Qui l'amore comincia a caricarsi di quel senso di peccato, di devianza, no? E le chiome dorate al vento sparse, giovani donne in mezzo al campo apparse. Cioè Tancredi si aspetta di vedere un guerriero e vede la sua donna amata. Le chiome dorate ci ricordano, erano i capelli d'oro e l'aura sparsi di Petrarca. E questo blocca Tancredi, lo impietrisce, perché l'amore è un ostacolo, no? Lampeggiar gli occhi e folgorar gli sguardi, dolci nell'ira, or che saria nel riso. Tancredi, a che pur pensi, a che pur guardi, non riconosci tu l'altero viso? Ecco, una cosa che non abbiamo mai trovato nell'Ariosto, cioè la partecipazione emotiva dell'autore con il suo personaggio. Cioè, Tasso si rivolge proprio a Tancredi. Tancredi, che cosa pensi vedendo la tua bellissima donna? No? C'è una partecipazione emotiva, c'è l'elemento di immedesimazione, no? che nell'Ariosto invece avevamo, attraverso l'ironia, il completo distacco dalla materia. E Tancredi possiamo dire che è un personaggio amato dal Tasso, forse in Tancredi si rispecchia il Tasso, perché è un personaggio duplice: da una parte vuole essere un guerriero, dall'altra parte è un innamorato, un personaggio tormentato, in conflitto con se stesso. Addirittura sarà lui poi ad uccidere Clorinda in duello. Quindi queste storie che piaceranno molto nel periodo romantico, no? Questa passionalità. Una passionalità che non abbiamo mai trovato in Ariosto. In Ariosto c'era la gioia di descrivere le vicende. Quest'è pur quel bel volto, onde tu tardi. Tuo cuore il dica, ove il suo esempio inciso. Questa è colei che rinfrescar la fronte, vedesti già nel solitario fonte, cioè quando si era innamorata di lei. Ehi, che al cimiero e dal dipinto scudo non vadò prima, or lei veggendo in petra, cioè vedendo lei impietrisce. E qui abbiamo ancora una volta il doppio punto di vista, cioè il punto di vista di Clorinda che vuole nascondere la sua femminilità e il punto di vista di Tancredi che la vede solo come la donna amata, quindi non la vede come guerriera, ma la vede solo come la sua donna di cui è innamorata. Ella quanto può meglio il capo ignudo si ricopre e la sale e la sale ed essa arretra, vedete, di fronte alla donna che vuole essere una guerriera e combattere contro Tancredi, lui si tira indietro, cioè l'amore lo blocca, l'amore è un ostacolo, va contro gli altri, rotta il ferro crudo, ma però da lei piace, non ottiene pace da lei perché lo assale. Che minacciosa il segue, volgi, grida, e di due morti in un punto lo sfida, cioè la morte fisica e la morte del cuore, cioè dell'amore. E qui è un'immagine.
Percosso il cavaliere non ripercote, né dal ferro a riguardarsi attende, come a guardare per gli occhi e le gote, onde amor l'arco inevitabile tende. Vedete queste immagini tipicamente un po' d'amore tipico, un po' anche sensuali, gli occhi, le gote, lui è tutto preso da questa bellezza. Fra sé dicea, van le percosse volte talò, che la sua destra armata stende, ma colpo mai del bello ignudo volto non cade in fallo e sempre scorno è colto. Cioè tutti i suoi colpi non hanno importanza, è il colpo al cuore che mi ha dato che mi colpisce. Risolve al fin, benché pietà non spere, di non morir tacendo occulto amante. Vuol che la sappia che un prigion suo fere, che è prigioniero del suo amore. No? Già inerme, supplichevole, tremante, onde le dice, o tu che mostri avere per nemico me sol fra turbe tante, usciam di questa mischia ed in disparte io potrò teco e tu meco provarle. Cioè la invita ad un duello, ma è un duello che Tancredi crede che possa essere un incontro d'amore. E infatti vedete che i colpi che si danno i due amanti, diciamo, sono colpi che nascondono quelli che dovrebbero essere gli abbracci, gli amplessi, le carezze, eccetera. Così in me si vedrà che se al tuo s'agguaglia il mio valore. E l'accettò l'invito. E come essere senza elmo a lei non caglia, non importa essere senza elmo, lei è una guerriera, già baldanzosa. Ed ei seguì a smarrito. Recata s'era in atto di battaglia, già la guerriera, e già l'aveva ferito. Quando egli, or ferma, disse, e siano fatti, anzi, le pugna, la pugna della pugna ai patti, cioè facciamo un accordo. Vedete, lui si lascia ferire, cioè di fronte a questa donna è inerme. No? Fermossi e lui di pauroso audace, rende in quel punto il disperato amore. I patti sian, dicea, poi che tu pace meco non vuoi, che tu mi tragga il cuore, cioè che tu mi prenda il cuore. Il mio cor non più mio, se a te dispiace che egli più viva, volontario muore. Se tu vuoi, io per te muoio. Volontario, no? Vedete che è completamente perso Tancredi, cioè è completamente deviato, no? È il tuo gran tempo, il tempo è ben che trarlo, ormai tu devia e non debbio vietarlo. Ecco, io chino le braccia e la presento senza difesa e ti presento senza difesa il petto, vedi, si offre, no? Or che non fieghi perché non lo ferisci. Vuoi che agevi l'opera, vuoi che ti aiuti l'opera? Io sono contento, trarmi l'usbergo o rotto, per togliermi la corazza, se nudo mi chiedi. Distinguea forse in più duro lamento i suoi dolori il misero Tancredi. Ma Calca mi impedisce in tempestiva, e pagane dei suoi che sopravviva. Cioè, lui che si sta offrendo a Clorinda, arriva la truppa dei pagani, che ha a sconvolgere il tutto. Cadean cacciati dallo stuolo cristiano i palestini, ossia temenza o d'arte, un dei persecutori, uomo inumano, vide le sventolare le chiome sparte, e da tergo, in passando, alzò la mano per ferir lei nella sua più nuda parte. Ma Tancredi gridò che se ne accorse, e con la spada a quel gran colpo accorse. Cioè, la sensualità di Clorinda è data anche da questo sangue che bagna i capelli, no? Dorati, come una sorta di... vado veloce, dopo vi leggo un'altra cosa. Non di tutto in vano, nei confini del bianco collo il bel capo ferile, fu levissima piaga e biondi crini rosseggiarono così dal quante stelle. Vedete che c'è sensualità in questi versi, c'è proprio la passione, no? Come rosseggia l'orte di rubini per mando illustre artefice spavile, ma il prince infiurato allora si strinse addosso a quel villano e il ferro spinse a uccidere chi aveva osato toccare il collo. Si dilegua e fu. Ecco, per darvi un'idea e cogliere la differenza tra Ariosto e Tasso, possiamo paragonare i due poemi, o meglio le due figure femminili di Angelica e Clorinda in questo caso, a due famosi quadri, no? La Venere di Giorgione,
dipinta intorno al 1508, che ci dà un'idea di una nudità, come possiamo dire, pura, naturale. La Venere è distesa in mezzo a un prato, fa parte la sua bellezza, la sua nudità non ha nulla di peccaminoso, ma è una nudità che fa parte della naturalità, della bellezza. La bellezza diventa elemento naturale. È quello un po' che Angelica ha nell'Orlando Furioso. Angelica rappresenta la vitalità dell'amore, un amore che è un amore naturale, un elemento, possiamo dire, tipico dell'uomo, che va goduto nella sua bellezza. E confrontiamola con la Venere di Tiziano, dove noi troviamo che cosa? Una Venere distesa in un letto, no? In una stanza dove la servetta sta mettendo a posto le cose, lo sguardo della Venere è un po' maliziosetto, e quindi siamo di fronte a, siamo nel 1538, qui c'è stata la Controriforma, quindi siamo un'idea di un amore malizioso, peccaminoso, sensuale, che è tipico poi che ritroviamo nella Clorinda di, o nel Tasso, in questa visione, diciamo, dell'amore come devianza, come ostacolo. E vi leggo queste ultime due ottave. Siamo nel canto sesto, dove Argante, uno dei grandi pagani, c'è l'assedio a Gerusalemme, non succede niente, quindi è stufo di starsene fermo e chiede di scontrarsi con uno dei più grandi cavalieri cristiani, no? E Goffredo di Buglione sceglie Tancredi, no? Giace Dea ciascun altro, e non secreto era il volere ormai del Pio Buglione. Vanne, a lui disse, a te l'uscir non vieto, e reprimi il furor di quel fellone, cioè si rivolge a Tancredi, vai tu a combattere contro Argante. E tutto il volto baldanzoso e lieto, per sì alto giudizio il fer garzone allo scudier chiedea l'elmo e il cavallo, poi seguito da molti uscia del vallo, quindi va incontro. E da quel largo pian fatto vicino Argante l'attende, ancora non era, quando il leggiadro aspetto e pellegrino sofferse agli occhi suoi l'alta guerriera, cioè vede l'apparizione di Clorinda, che vede dall'alto, no? Quasi una dea che lui deve adorare, no? Bianche via più che neve, bianco simbolo di purezza, quindi vedete come si carica tutto, che neve in giogo alpino aveva la sopraveste, e la visiera alta tenea dal volto, quindi si mostra in tutta la sua, e sopra un'erta tutta quanta ella è grande era scoperta, cioè la vede. E cosa fa Tancredi? Si blocca, no? Vado velocissimo. Già cede a ciascun altro, e non secreto era il volere ormai, no. Già non mira Tancredi ove circasso la spaventosa fronte al celestone, ma muove il suo destier con lento passo, volgendo gli occhi ove con lei sul colle. Cioè viene deviato dall'amore di Clorinda, no? Posse i mobili, si ferma e pare un sasso, in petra, aveva detto nel primo episodio, no? Gelido tutto fuori, ma dentro bolle l'ardore dell'amore, della passione. Sol di mirar s'appaga, di battaglia sembiante fa, che poco o più l'Italia non mi interessa più di battagliare. Argante allora si arrabbia e dice, tiramene fuori un altro perché questo non voglio combattere. Quindi vedete come il poema cavalleresco, 30 secondi, da essere il poema del mondo della corte con il boiardo, che aveva riattualizzato i valori cavallereschi per trasformarli in valori cortesi della corte, siamo passati ad Ariosto, che ama descrivere questo mondo ma lo ritiene ormai improponibile e lo utilizza per riflettere sulla condizione umana, a Tasso, che abbandona il modello cavalleresco e inaugura in una sorta, in un certo senso, il poema epico storico, cioè un poema che deve essere utile ma non deve trascurare il diletto, un diletto che però deve essere sempre subordinato al valore, al significato cristiano dell'opera. E quindi bravo.
Allora, io vi ringrazio, sapete che io vengo sempre volentieri, nonostante mi sia arrabbiato. Mi dispiace per le prime due lezioni, perché forse avreste seguito meglio vedendo anche le slide. Insomma, io ho cercato di darvi un po', in maniera abbastanza veloce, il panorama di questa evoluzione un po' del poema cavalleresco. Spero di avervi dato qualche spunto di riflessione. Io l'ho corretta? Non lo so.